Buon Natale! Buon Natale, buon Natale o quasi. Vedete, quando arriva la parte finale del mese di ottobre, sì, ottobre, si avvicina Halloween e iniziano a girare quelle famose immagini dove soprattutto gli adulti che non hanno mai festeggiato Halloween iniziano a rompere le scatole dicendo che è una festa satanica, che non è cristiana, che i bambini non dovrebbero praticarla, ci sono le edicole che chiudono e si rifiutano di vendere cose che appartengono alla cultura di Halloween perché è solo consumismo, eccetera, 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 eccetera. Quindi ho deciso di fare un video dove vi spiego, tanto per iniziare, che cos'è il Natale, perché si festeggia il 25 dicembre, perché si festeggia proprio in quel modo, eccetera, eccetera, eccetera. Per poi allargarmi e spiegarvi anche il perché il Natale non è affatto diverso da Halloween, se non per una questione strettamente culturale. Iniziamo dicendo che il Natale non è una festa cristiana, ovvero. Con il nome di Natale, tecnicamente dovrebbe essere una festa cristiana, ma in realtà non lo è del tutto lo stesso, in quanto la parola Natale non si deve riferire necessariamente a Gesù Cristo. Cerchiamo di spiegare. Immaginate una cultura molto antica, ok? Che può essere quella di qualsiasi parte del mondo, perché sinceramente non si sa dove sia partito tutto questo. Insomma, voi vivete nella vostra capanna di paglia. D'inverno potete accendere un fuoco, ma di base quello che succede è che l'inverno è la stagione più brutta del mondo. Perché d'estate c'è il raccolto, c'è un sacco di frutta, c'è caldo e non schiatta nessuno per il caldo. Insomma, a meno che tu non vivi in mezzo al deserto, non credo che in Italia qualcuno schiatti per il caldo, né in Germania, né in Spagna, né in qualsiasi altra parte d'Europa. Né in buona parte dell'Asia. Il problema è d'inverno, perché d'inverno inizia a fare davvero molto, molto, molto freddo. Immaginate di essere in questa capanna di paglia. Voi siete genitori e i vostri bambini sono i primi ad andare in ipotermia. E d'inverno rischiano di perdere le dita, muoiono. E beh, tutti muoiono di fame perché bisogna tenere da parte le scorte di cibo. Fino a primavera e non devono finire fino a primavera perché tu non puoi mai sapere quando è che finisce con precisione il freddo dell'inverno e quando è che ritornano ad esserci dei frutti. Quindi devi tenere da parte il cibo, non consumare troppo, ma non consumare troppo poco altrimenti schiatti, non hai il calore. La gente cadeva in depressione. In più le giornate erano più corte, quindi persino quella minima gioia che poteva essere la luce solare non c'era. Perché la notte arrivava subito ed era una notte fredda che uccideva. Quindi, in una situazione del genere, immaginate qual è il rapporto fra l'uomo e il sole. Il sole diventa una cosa bellissima che tutti desiderano, che tutti vogliono che ritorni. Solo che, beh, l'uomo non aveva ancora capito fino in fondo che la natura era davvero ciclica e che non era un colpo di culo che ogni anno tornasse il sole. E quindi in questo periodo in cui il sole appariva a malapena, solo quando aveva voglia lui, e non si sapeva se sarebbe mai tornato a splendere come un tempo, beh, tutti quanti si rendevano perfettamente conto del fatto che la cosa migliore da fare era lodarlo. Lodare il sole. Già. Quindi iniziarono ad essere create delle feste in questo periodo per ricordare alla gente che, ehi, 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 tranquilli, state morendo di fame, diamovi un motivo per festeggiare. Quindi il motivo per festeggiare poteva essere qualsiasi cazzata venisse in mente a chiunque. Poteva essere il fatto che, oh, questo è il periodo più vicino al solstizio invernale, il sole in questo periodo c'è davvero poco, però, fra pochi giorni le giornate tornano ad allungarsi e quindi festeggiamo perché le giornate tornano ad allungarsi in questo periodo dell'anno. E ogni scusa era buona per fare in modo che intorno al 21-25 dicembre ci fosse sempre una festa. Per festeggiare il fatto che a questo punto era finita la parte più brutta dell'inverno, dove il sole appariva sempre di meno, ma iniziava quella in cui il sole appariva sempre di più. Certo, faceva ancora freddo, ma c'era una speranza. E per una famiglia che vive in una capanna di paglia e ai figli che stanno morendo di fame, cosa c'è di meglio che poter dire, ok, per tutto questo periodo, per tutto l'inverno muoio di fame, ma c'è questa giornata speciale, il Natale, in cui possiamo mangiare di più e invitiamo tutti i nostri parenti, mettiamo assieme tutto quanto il nostro cibo, ci scaldiamo bene perché siamo in tanti, tutti quanti vicini, e mangiamo, mangiamo. Che bello! Ovviamente non è andata così per sempre,
Però le tradizioni restano. A un certo punto, se i nonni dei nonni dei tuoi nonni hanno festeggiato il Natale, anche se tu non sai più perché lo stai festeggiando, lo fai. E sinceramente fa bene all'animo festeggiare in certi periodi dell'anno. Andate a controllare e scoprirete che, beh, visto che un tempo eravamo tutti quanti cacciatori o contadini, all'allevamento e alla coltivazione sono legate tutte quante le feste che esistono. La prima festa in assoluto è Halloween. Halloween è la festa che si fa quando si smette di lavorare la terra. Già, perché alla fine di ottobre si smette di dover rincorrere i campi, perché ormai il lavoro finisce, il lavoro della vendemmia, che è quello finale, insomma, prima dell'autunno, è finito, e quindi una volta che la vendemmia è finita, che ormai crescono soltanto i frutti, gli ultimi che devono crescere, perché poi non ne cresceranno più per un bel po', beh, come si può festeggiare se non con zucche? Per fare un esempio. E quindi abbiamo la festa di Halloween per il periodo in cui finalmente si finiva di lavorare la terra. Dopodiché abbiamo il Natale. Sebbene gli americani abbiano la festa del ringraziamento, che è una cosa un po' a parte, cerco di non parlarvene perché non vi interessa, non la conoscete e non ho voglia. Abbiamo poi il Natale. Il Natale è quindi quel momento in cui le giornate smettono di accorciarsi e finalmente il sole torna a comparire. Dopo il solstizio d'inverno, che è vicinissimo a Natale, e si ha la speranza che arrivi di nuovo la primavera. La primavera porta i frutti, ed è quindi durante la primavera che ci sono tutte le feste che riguardano il grasso, perché finalmente torna il cibo buono, quello fresco, si smettono di mangiare cereali e roba che si conserva bene, e si inizia a mangiare qualcosa di nuovo, tornano gli animali e finisce il letargo. Guarda caso, durante l'estate è molto, molto, molto raro che ci siano delle vere e proprie feste importanti, a meno che non siano feste legate alla nazione. Ma di feste religiose, beh, ce ne sono il meno possibile. Perché? Perché non sono più necessarie, perché d'inverno ci devono essere, e ogni 5 secondi c'è un santo, una giornata da festeggiare, ma poi basta. D'estate non c'è nulla perché non ce n'è bisogno, c'è caldo, la gente è felice e va in vacanza. Molti pensano che il 25 dicembre sia il giorno in cui si festeggia il Natale perché è la nascita di Cristo. No. La nascita di Cristo è stata messa il 25 dicembre nel 336 d.C., per la primissima volta, perché non venne nemmeno, che ne so, messa e improvvisamente per tutti quanti era il 25 dicembre. Fu un passaggio un po' più lento e difficoltoso. Ciao. E quindi, qual è il Natale di cui stiamo parlando? Spesso si sentono dire molte cose riguardo il Natale e ci sono persone che si considerano cristiane. Halloween no, assolutamente, perché le caramelle e le zucche non sono scritte nella Bibbia, non c'è scritto nulla del genere, si festeggiano i morti. Ma vorrei sapere qual è la parte della Bibbia in cui è scritto che bisogna mangiare il torrone a Natale, o il panettone, o il pandoro, o che bisogna fare l'albero e metterci le lucine. Esatto, sono tutte quante tradizioni che non sono cristiane. Il presepe fortunatamente lo è. Andare a messa la notte di Natale lo è. Il Natale 25 dicembre no. Mangiare a Natale no. Non fa parte della tradizione cristiana in realtà. Nemmeno riunirsi con la famiglia e nemmeno lo scambiarsi doni. Quindi spieghiamo un po' l'origine di Babbo Natale. Babbo Natale ormai è diventato noto come Babbo Natale e molte persone si sono dimenticate che il suo vero nome è Nicola. È Nicola. Babbo Natale, e questa è una cosa che sconvolge un sacco di persone, è una tradizione cristiana, che poi, come tutte le tradizioni, si è mescolata a un sacco di altre culture che non hanno nulla a che fare con il cristianesimo. Però il fatto che lui scenda dal camino e porti doni ai bambini è assolutamente una tradizione cristiana. San Nicola è un santo, diciamo, che è stato ignorato fino a pochissimo tempo fa, ma che comunque, fin dalle sue origini, aveva un sacco di leggende legate alle sue abilità incredibili, soprattutto nello sconfiggere demoni o far doni ai bambini o alle fanciulle che devono andare a prostituirsi e quindi hanno bisogno di una dote per sposarsi. Io ho intenzione di raccontarvi l'unica di queste storie che davvero ricorda tantissimo Babbo Natale, perché anche le altre arrivano sempre allo stesso punto, ma questa in particolare spiega molte cose. C'erano tre bambini che erano stati tormentati, picchiati e alla fine uccisi dal Krampus. Il Krampus sarebbe un demone
estremamente crudele, che si divertiva a punire i bambini solo perché erano stati cattivi e che quindi scendeva dal camino, perché i genitori chiudevano tutte le finestre e tutte le porte e non c'era altro modo per entrare e punirli. Beh, scendeva dal camino, entrava nelle case dei bambini e li picchiava. E dopo aver ucciso vari bambini e dopo averne posseduti altri, beh, San Nicola non sopportava più questo comportamento del Krampus e così decise, per mettere fine al terrore di questo terribile satanasso, decise di fare un'esorcizzazione a una bambina e di scacciare via il Krampus e costringere il Krampus a scendere nei camini, stavolta per portare doni e chiedere scusa a tutte le famiglie che aveva tormentato e che aveva impaurito. Già, portando quindi doni ai bambini e doveva lasciarli davanti al focolare. Il Krampus scontò la sua pena e quando finì di scontare la sua pena, ormai era diventata una tradizione e San Nicola continuò a portare regali ai bambini scendendo dal camino. Non si parla di alberi di Natale, non si parla di lucine, non si parla di nulla del genere. Però effettivamente Babbo Natale c'è. Non si parla di slitta, non si parla di renne. Quelli sono arrivati dopo grazie ad altre culture. Infatti, se avete mai visto un film americano, sapete perfettamente che Babbo Natale non viene chiamato Father Christmas o qualche traduzione di Babbo Natale, ma Santa Claus. Santa Claus è semplicemente San Nicola in olandese, che sarebbe Sinterklaas. Quindi torniamo sempre lì. Perché si mettono le calze che vengono riempite di dolci? Semplice. Ci sono due leggende inerenti alle calze. Una è molto più antica e riguarda Odino. Odino era il grande dio dei vichinghi e si diceva che durante le notti d'inverno si muovesse in giro per il mondo. Non ricordo per quale motivo, sinceramente, però era una cosa molto carina da parte dei bambini quella di lasciare le proprie scarpe fuori dalla porta per dire a Odino: «Oh, se ti servono, io te le regalo». E Odino, quando passava davanti alle case e vedeva che c'erano delle scarpe, se gli servivano, le prendeva. Altrimenti le lasciava lì, ma in ogni caso ringraziava per il gesto lasciando dei dolci. E, se non le scarpe, le calze, perché anche quelle si consumano, continuando a camminare. Dopotutto, Odino era il ramingo, quello che continuava a muoversi per il mondo e a fare lunghi viaggi, quindi tutto aveva senso. In una tradizione cristiana molto più recente invece si parla della Befana. Perché la Befana porta i doni proprio nelle calze? Ed ecco qui la spiegazione. Secondo una leggenda cristiana cattolica, sì, la Befana era un'anziana signora a cui i Re Magi avevano chiesto la direzione per trovare Gesù Cristo. La Befana però si era rifiutata assolutamente di aiutarli. Era stata molto cattiva. E quindi Gesù Cristo l'aveva punita, tempo dopo, costringendola a vagare di casa in casa e a chiedere scusa portando doni ai bambini del mondo, visto che lei aveva impedito ai Re Magi di portare dei doni a Gesù Cristo. E quindi, come lei al bambino più importante non aveva voluto portare doni, ora doveva portare doni a tutti quanti gli altri bambini. E quindi continuare a camminare, camminare, camminare. Poi il fatto che i viaggi sono a scopa, eccetera, credo che arrivi dal Medioevo, ma le leggende sono molto mescolate fra di loro e non sono uno storico, tesori, quindi vi sto dicendo cose che siano più vere possibili, ma non sono comunque infallibile, quindi piuttosto che sparare cazzate, se non la so non ve la dico. In altre tradizioni è Santa Lucia a portare i doni. Mentre la Befana viene il 6 gennaio, Santa Lucia viene il 13 dicembre e sarebbe questa santa che, beh, ha perso gli occhi perché è stata martirizzata così e, oltre ad essere la protettrice degli occhi, porta regali ai bambini. Lei li porta in groppa un asino volante e in alcune versioni porta delle candele in testa. Però sapete, Santa Lucia non si può vedere, questa è la costrizione dei bambini, perché devono tutti quanti andare a letto e nessuno può vedere la vera Santa Lucia. E beh, se si alzano di notte per scoprire e vedere finalmente Santa Lucia, caverà gli occhi anche loro. Io ci sono cresciuto con queste leggende, lo sapete? Non sono cresciuto male, ma mi chiedo come sia possibile. O forse sono cresciuto male. Allo stesso modo, nella tradizione originale di Babbo Natale, che sarebbe sempre San Nicola, beh, non sarebbe Babbo Natale che porta il carbone, ma sarebbe il Krampus che, quando i bambini fanno i cattivi, viene e li picchia. In molte parti d'Italia ci sono
tradizioni dove i Krampus si muovono per la strada, anche se di solito sono legate a leggende simili, riguardanti sempre San Nicola, ma non proprio uguali, riguardo giovincelli che si muovevano in giro per la città a fare scherzi alla gente, fra di loro si era messo Satana, ma queste sono altre storie che non vi interessano. Alcuni dicono, ma il Natale è santo, mentre la notte di Halloween c'è una sabba. Non va bene. Sinceramente, il Natale venne messo il 25 dicembre perché si credeva che il solstizio fosse il 25 dicembre. E la sabba subito successiva a quella di Halloween è quella di Natale. Quindi c'è una sabba sia ad Halloween che a Natale, quindi non ho capito perché Halloween dovrebbe essere quello della sabba delle streghe, mentre a Natale no, visto che in tutte e due le notti ci sono streghe che danzano intorno al fuoco ed evocano Satana. Però non c'è nessuna sabba a Pasqua, Ricordatevelo. L'aspetto esteriore di Babbo Natale, invece, è stato deciso, scoperto o cambiato, non saprei come specificarlo, intorno al 1800. Ricordate Charles Dickens, lo scrittore, di un sacco di cose belle. Da Cocktown a Oliver Twist, a Christmas Carol, il canto di Natale o la carola di Natale in base alla traduzione. Il Natale presente. Avete presente il Natale presente? Perfetto. Il Natale del tempo presente è molto simile a quella che oggi sarebbe l'immagine tipica di Babbo Natale. Infatti l'immagine di Babbo Natale arriva da lì. Sì, aveva già la barba e tutto il resto, ma quella dell'uomo grasso, con la barba bianca. Quello era semplicemente il modo in cui Charles Dickens l'aveva rappresentato ed è rimasto nell'immaginazione comune. Babbo Natale, sebbene abbia un'origine strettamente cristiana, per centinaia di anni non venne mai accettato dalla Chiesa come un simbolo cristiano. Ora lo è. Ma si è vestito da cardinale e non con il vestito che attualmente, che è stato deciso e modificato in buona parte dalla Coca-Cola. Già. Quelli che dicono, una volta Babbo Natale era vestito di verde, adesso è vestito di rosso per la Coca-Cola. Ni. È vestito di rosso e bianco per pubblicizzare la Coca-Cola, ma non è che fosse una rappresentazione che si è completamente inventata la Coca-Cola. Semplicemente tutti lo immaginiamo così perché è la Coca-Cola che l'ha vestito così. Tutto lì. Poi, inizialmente il carbone non era una punizione per i bambini, ma era un regalo fra i migliori, perché, col carbone scaldi la casa e non muori per il freddo. Poi divenne una punizione dal momento in cui oggi il carbone, non serve assolutamente a nessuno. E non è buono da mangiare, suppongo. Il Natale di Babbo Natale in ogni caso arriva in Italia solo nel 1950. Prima non c'era Babbo Natale. Già, era una cosa che riguardava solamente il Trentino e qualche altra zona dove comunque c'era anche la cultura del Krampus. Il Babbo Natale senza Krampus è una cosa che è arrivata recentemente in Italia. E Halloween è più vecchio. Stessa cosa con il carnevale. Il carnevale, come lo intendiamo oggi, è nato circa nel 1600 a Venezia. Quello proprio come lo conosciamo oggi. Ma le origini sono antichissime, addirittura più antiche degli antichi greci. Ma Halloween è più vecchio. Halloween è più vecchio. Halloween è una delle feste più antiche in assoluto. Ed era, insomma, la festa per festeggiare i morti, perché, il giorno dei morti è proprio il giorno dopo, chissà per quale motivo. Sono la stessa festa, solo che Halloween è un modo diverso per festeggiarla. Nonostante ciò, esistono centinaia di varianti di Halloween in giro per tutta Italia. In Italia Halloween è sempre esistito, da circa l'epoca romana. All'inizio non era una cosa cristiana, poi è stato trasformato in una cosa cristiana. Sta di fatto che, come tutte le culture, esattamente come il Natale, come la Pasqua e qualsiasi altra festa abbiate in mente, e qualsiasi altra tradizione abbiate in mente, ovviamente arriva da altre culture e poi è diventata cristiana. E la versione cristiana di Halloween dovrebbe essere... La versione cristiana di Halloween è abbastanza ignorata, ma questo perché in tutte le feste la versione cristiana è ignorata. È raro che troviate il cioccolato a forma di agnello piuttosto che quello a forma di coniglio. Il coniglio pasquale non è un simbolo cristiano. Già? Nemmeno le uova, però le uova hanno trovato il loro significato cristiano, però il coniglio no. Il coniglio no. In ogni caso, la notte di Halloween, i bambini si muovono per la città chiedendo di casa in casa dei dolcetti. Perché? Per parlare di rinnovamento. Tanto per iniziare lo devono fare i bambini, non gli adulti. Perché? Perché
Gli anziani sono quelli che se ne sono andati e i bambini sono la nuova speranza. I bambini perché si devono vestire da cose spaventose? Per esorcizzare. Perché è l'occasione per esorcizzare la morte. Ma i bambini non sono ancora pronti a parlare di morte nella maggior parte dei casi. Quindi esorcizzano tutto ciò che gli fa paura e che può essere inerente alla morte. Per questo si vestono da fantasmi o altro del genere. Per esorcizzare. Esorcizzare. Se non sapete che cosa vuol dire, comunque cristianamente dovreste pensare al fatto che esorcizzare, esorcisti, mandare via il diavolo. Oh! Già, Halloween serve a scacciare Satana. Quindi dirgli che è una festa satanica è un insulto bello potente. In realtà i bambini si vestono da ciò che gli fa paura, perché vestendosi da ciò che gli fa paura lo rendono divertente e smettono di averne paura, perché i bambini fanno bene ad avere paura, ma devono anche imparare a superarle, le loro paure. E devono chiedere di casa in casa dolcetto o scherzetto, proprio per chiedere un compenso in ricordo dei morti. È un po' come se loro fossero le anime dei morti che tornano a fare una visita e chiedono di poter stare in casa. Il tuo modo per farli stare in casa è dargli dei doni, cioè essere comunque gentile con loro. Se invece chiudi la porta in faccia, non ti puoi certo aspettare che loro ti trattino bene. E lo scherzetto di cui si parla ad Halloween, in realtà, non dovrebbero farlo i bambini, ma dovrebbero farlo i morti. O, nella versione più cristiana, Dio, che si ricorderà del fatto che tu non hai voluto aprire la porta ai bambini che ti chiedevano semplicemente un po' di dolci. Quindi Halloween è la festa della generosità, dove appunto, in tempi antichi, quando si parlava ancora di coltivazione e allevamento, beh, era l'occasione in cui i bambini andavano a chiedere del cibo e visto che era appena finita la vendemmia e si era pieni di frutti pronti ad essere messi da parte per essere conservati, li si donava ai bambini. Perché erano i bambini quelli che davvero ne avevano bisogno. Erano loro quelli che per la famiglia andavano a chiedere di avere un minimo di bontà a tutte le altre persone che avevano qualche cibo in eccesso e potevano tranquillamente donarlo. Halloween è una festa dall'animo estremamente buono, però la gente se ne dimentica. È diventata una festa consumistica? Sì, è diventata una festa consumistica. Come qualsiasi altra festa, trovatemene una che non sia consumistica. Secondo voi prendere gli ovetti Kinder a Pasqua non è consumismo? O il Pandoro e il panettone? Cioè, se lo fate in casa, ok, ma se andate a comprarlo non è consumismo anche quello? E dover mettere le lucine ovunque e scrivere Buon Natale? E dover, che ne so, costruire il presepio e comprare pezzettine del presepio e comprare il muschio perché non vivete in montagna e quindi voi non potete andarvelo a prendere, vi prendete quello di plastica oppure comprarvi comunque le statuine, quelle che costano tanto con dentro anche le casette belle che sono di carta però costano 40 euro? Beh, credo che tutto questo sia consumismo. Perché le feste sono consumistiche. Quindi, se non volete che gli altri festeggino una festa che a voi non piace perché per voi non è una cosa cristiana, mentre gli altri magari possono tranquillamente non essere cristiani ma non devono farlo lo stesso e li scacci via a calci in culo se vengono a chiederti un paio di caramelle, sì, mi è successo, mi hanno anche lanciato una secchiellata d'acqua, fatevi fatti vostri! Vivete in pace con voi stessi, ognuno ha la sua cultura, tu non vuoi festeggiare una cosa perché non ti piace, perché hai tutte le tue motivazioni per non farlo? Non rompere le scatole agli altri. Concludo dicendo che una delle feste più diffuse in tutta Italia, che nel mio paese continuano a fare, cioè il mio paese dove il nostro parroco, cioè il parroco del mio paesino di montagna, è convinto che Halloween sia una cosa che non va fatta assolutamente perché è il male. Però gli sta bene la festa del bruciare la vecchia. Che cos'è il bruciare la vecchia? È una festa che non ha nulla a che fare con il cristiano e con il cristianesimo e con qualsiasi altra cosa possa avere a che fare in qualche modo con Gesù Cristo, non ha nemmeno una versione cristiana. Bruciare la vecchia è una cosa che fanno in quasi tutta Italia. Praticamente è questa tradizione dove alla fine dell'inverno, oppure in un momento specifico dell'inverno perché la data è abbastanza variabile, si dà fuoco a un manichino. Sì, tutti si riuniscono, fanno un falò e danno fuoco a un manichino di carta, di legno o qualsiasi cosa infiammabile. Perché questo manichino è la vecchia stagione, ed è una vecchia brutta, antipatica, a cui diamo fuoco perché è una strega che ha portato il freddo e noi finalmente l'abbiamo presa e dobbiamo distruggerla. Già. Ma l'origine di questa festa non è assolutamente cristiana, il cristianesimo non l'ha mai accettata e mai considerata come una festa cristiana, non esiste una versione cristiana che io abbia trovato o altro del genere, e si basa sul fatto che quella dovrebbe essere la dea dell'inverno che
viene cacciata via in questo modo. Diamo fuoco a un manichino che la rappresenta e quindi la dea si allontana e per 6-7 mesi se ne starà lontana e non verrà a portare il freddo. Questa è una cosa molto cristiana, venerare una dea del freddo, vero? Ovviamente tutto questo non è per dirvi che non dovete dire che il Natale è cristiano o altro del genere, è solamente per darvi un minimo di coscienza in più e sapere che... ehi, la vostra cultura è un miscuglio di altre culture, qualsiasi essa sia, che siate cristiani, musulmani o qualsiasi altra cosa. In ogni caso chiunque può festeggiare il Natale o Halloween o altro del genere, perché dal momento in cui è un mescolarsi di varie culture, ognuno può avere la propria interpretazione e una persona può festeggiare il Natale senza necessariamente credere nella nascita di Gesù Cristo o altro del genere e pensare che fosse nato il Dio Salvatore. Perché? Perché di base tu puoi festeggiare qualsiasi giorno della tua vita come se fosse il più bello del mondo senza necessariamente dover aspettare il 25 dicembre. E il fatto che tu decida di farlo il 25 dicembre non toglie importanza alla festa e non ti costringe a far nulla.